Ragazzi, oggi siamo ai laghi La Ninfa, in San Polo d'Enza, a Reggio Emilia. Sono con Gianluca Calestani, una grande promessa del feeder italiano, e oggi vi faremo vedere una pescata a pesci veramente grossi. Speriamo. Speriamo, assolutamente speriamo, perché nella pesca mai scritto niente sulla pietra. Siamo in una struttura veramente molto, molto carina, che ci hanno ospitato per queste riprese. Oggi andiamo a pescare in questo lago che si chiama l'Oasi. Perché l'Oasi? Perché qui dentro ci sono tutte le specie di pesci di acqua dolce. Storioni, carpe, tinche, cavedani, barbi, brem, qualsiasi. Pescata, method? Pescheremo method, pescheremo contro le piante sulla sponda opposta. Molto wild, molto selvaggio. Molto oasi. Molto oasi, e speriamo di fare qualche bella cattura. Dopo vi faremo vedere della ripresa dall'alto di questa bellissima struttura, che vi consigliamo di venire a fare un salto per visitarla e farci una bella pescata. Adesso andiamo a preparare la nostra attrezzatura e le nostre esche. Siamo pronti? Prontissimi. Andiamo. La pescata di oggi la facciamo in maniera molto semplice. Abbiamo con noi delle pasture, carp method, green method, halibut. Sono pasture che usiamo sempre, miscelandole per cambiare i colori, il giallo col verde o il giallo col marrone o il verde con il marrone, in maniera da creare delle composizioni perfette e adeguate al fondo. Ma oggi vogliamo pescare con le pellet. Le pellet, anche in questo caso qui, sono le carp ed F1, che praticamente hanno la caratteristica di essere delle pellet che abbastanza cariche di farina di pesce, ma non troppo oleose. Questo ci dà la possibilità di poter stampare molto velocemente sul nostro metodo, farle lavorare in maniera rapida, che in un posto di questo genere qui è sicuramente consigliato, e ai pesci piace molto. Adesso Gianluca ci fa vedere a bagnarle, perché il segreto della bagnatura delle pellet è la quantità di acqua che si mette al suo interno. Per cui apriamo un sacchetto da circa un chilo di pellet, le rovesciamo in una bacinella. In questo caso qui abbiamo un secchio. La quantità di acqua, qual è il segreto? Noi abbiamo una piccola vaschetta che viene chiamata pinta, vedete che ha questa forma qua, cioè praticamente c'è un certo quantitativo d'acqua. Le aggiungiamo prima metà e poi l'altra metà. Prima, subito una prima metà, l'andiamo ad aggiungere, andiamo a girare, adesso Gianluca vi fa vedere come, in maniera da poter amalgamare qualsiasi pellet, sia quelle sopra che quelle sotto. È un'operazione che dura circa 10 minuti, poi le pellet vanno fatte riposare circa una ventina di minuti, giusto? In maniera che le acque possano entrare nel cuore delle pellet. In questo caso qui vi consigliamo di tenere le pellet sempre un pochino rigide, cioè nel senso, non troppo cariche di acqua, perché si scioglierebbero troppo esternamente. Il cuore un pochino più rigido è sempre meglio. Voi vedete che adesso abbiamo aggiunto mezzo vaschetta, le pellet sono molto lucide, per cui devono iniziare a bere. Noi aspettiamo un attimo e adesso vi facciamo vedere la seconda operazione. Abbiamo aggiunto l'altra mezza vaschetta, saranno passati circa 10 minuti, e guardate il risultato di queste pellet. Abbiamo delle pellet molto coesive, per cui molto strette, ma nel momento in cui andranno sul fondo potranno lavorare in maniera molto veloce. Il nostro metodo e il nostro stampo ci aiuterà a dare una bella tenuta sopra il nostro pasturatore, e di conseguenza, guardate, questa è la consistenza perfetta. Una giornata come questa col vento è consigliabile avere sempre uno spruzzatore come tu hai sul tavolo, per darci ogni tanto un pochino di acqua, in maniera da tenere le pellet, diciamo così, umide, in maniera che possono essere belle coesive. Sicuramente, anche andando sempre più vicino al periodo estivo, bravissimo, tenere umidificate le pellet durante tutta la sessione di pesca ci aiuta sicuramente ad avere delle pellet che sono sempre perfette da utilizzare sul nostro method. Tu useresti solo le due o useresti anche delle quattro oggi? Io utilizzerei anche delle quattro se ad esempio dovessimo pescare con il pellet feeder, oppure utilizzerai delle 6 mm innescate sul gommino. Per cui sopra il byband andreste a mettere prima una pelle del 4 o eventualmente del 6 per fare un po' la selezione della taglia? Esattamente. Per cui sempre una pellet uguale alla... Sempre una pellet carp F1 della dimensione 6 o 4 mm è perfetta per utilizzare come nostro piace innesco. Piace tantissimo. E questi pellet qua secondo me sono perfette, proprio si mimetizzano bene sul fondo, e i pesci quando ci vanno sopra stanno lì un bel po' di tempo per cercare di raccogliere tutti i granellini che trovano. Direi proprio di sì. Io voglio di pescare. Anch'io, tanta. Andiamo? Vamos. Questa è una mangiata, questo è un intercetto, probabilmente ha preso dentro il filo, però sta girando sul nostro metodo. Ecco, quindi questa è una mangiata, l'abbiamo ferrata. Che pesce è?
molto lungo. Non vorrei che fosse una tinca, magari sarebbe il massimo se fosse una tinca. E infatti è una tinca, è incredibile. Abbiamo detto, guarda, speriamo di prendere una tinca, guardate che bellissima tinca. Spettacolare, guardate. Una bellissima tinca. Era tantissimo tempo che non la prendevo. Mi dà quasi, ho quasi paura a maneggiarla. Guardate, un pesce da circa 600-700 grammi. Uno dei pesci più belli dell'acqua dolce. Naturalmente l'utilizzo di ami senza ardiglioni ci permette di slamare il pesce con la massima tranquillità e in sicurezza del pesce, e un guadino gommato conserva sempre, soprattutto le tinche che hanno molto muco per proteggere la propria pelle perché non hanno squame, è sicuramente la cosa migliore. Un bellissimo pesce, il primo pesce, una tinca. Tu, Andre, hai preso la tinca, io invece... Non è ancora preso. Vedo che però... c'è una bella energia quel pesce lì. Io però punto il pesce grosso, te lo dico. Esca grossa, pesce grosso, non Esca è sempre grossa, uguale? Pesce grosso. Intanto siamo 1-0, adesso vediamo se quello viene fuori dall'acqua. Secondo te che pesce è? No, un Amur. Quello è un Amur, bellissimo. Questo è un Amur che ha visto il guadino. In questi casi qui un po' di frizione, un po' di antiritorno è la cosa migliore. Bella. Classico degli Amur che provano a uscire dal guadino. Chiaramente ami senza ardiglione ci permettono di slamare velocemente i pesci. In molti laghi vengono messi a disposizione dei materassini che ci permettono di slamare i pesci di grossa taglia senza rovinarli. Amur, pesce molto delicato, adesso tempo di una veloce ripresa e lo rilasciamo subito. Chiaramente sempre con l'utilizzo di un guadino, possibilmente sempre gommato. Andiamo a riossigenare un attimo il pesce, che poi sarà pronto per la libertà. All'inizio del video avevamo detto che volevamo prendere dei pesci grossi. Io l'ho promesso e l'ho già rispettato. Adesso tocca a te. A posto. Rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Guarda, Timo, eccola, presa. Il bello di pescare qui dentro è come pescare in un fiume o in un lago selvatico, cioè non sai mai quello che c'è attaccato alla canna, a differenza di tanti carpodromi che quando vai in un carpodromo cerchi sempre di prendere il pesce più grosso che puoi prendere. E qui dentro invece quando parte la canna tu dici, ma cosa sarà? È una bellissima brem, di quelle che ti dicevo che di taglia veramente notevole. Guarda che pesce. Per cui in 5 lanci, 3 fatti da me e 2 fatti da Calestani, abbiamo preso una tinca, un Amur e una brem di queste dimensioni. Penso che l'oasi dei laghi della Ninfa la dicano tutta. Vi dico 5 lance, 3 fatti da me e 2 da Calestani, già abbiamo preso 3 pesci. Un po' di ossigeno e via! Grazie! E Gianluca è lì, ha lanciato, guarda che mangiata, aiuto! Ti stava portando via la canna, eri distratto a guardare la mia brem. Ero distratto a guardare la tua brem. Hai provato a passare in vantaggio, Andre. Ho provato, hai visto che bellissimo pesce, questo se fosse stato in gara l'avresti... Una brem del genere desiderato. Oggi io punto solo a pesci grossi, te l'ho detto Andre, pesci piccoli non mi piacciono. Ah, io ti lascio andare in vantaggio, guarda. Mentre tu stai agganciando quel pesce qui, e anche sulla mia canna c'è un pesce di dimensione veramente importante. Questa è una bellissima carpa, che ha un colore stupendo. Bella Gianluca, bellissimo pesce, bravo. Bellissima carpa regina, voilà. Con dei colori veramente stupendi. Abbiamo preso un po' di tutte le specie e questo qua, secondo me, non mi sono sbagliato, è un carasso. Infatti ho detto, Johnny, guarda, questo è sicuramente un carasso. Lo sentivi da come tira? Guarda che bellissimo carasso. Sarà almeno 500-600 grammi. Guarda,
per cui tinca, amur, carpe, carpe specchi, carpe normali e un bellissimo carassio. Quando dicono che dentro ai laghi ci sono tutte le specie di pesci, vi posso confermare sulla mia canna che è vero. Fantastico, questi laghi qua sono curati in una maniera eccellente, guardate solo il paesaggio, erba tagliata a mo' di prato inglese, massima cura di tanti dettagli per quanto riguarda il discorso che non è solo l'acqua ma anche tutto il contesto generale. Tutto in diretta, avete visto che mentre il drone era in cielo abbiamo visto in contemporanea due mangiate. Io che penso di aver attaccato una carpa e Gianluca che credo che abbia attaccato il famoso storione, che ce ne sono diversi qui dentro. Muove tantissima acqua per cui deve avere anche delle belle pinne. Guardate la bellezza di questa Spectrum. Spectrum Stillwater, la canna che preferisco per la pesca nei laghetti, soprattutto a metodo con dei pesci di questo genere qui. Perché la preferisco? Guardate la piega di questa canna qui, è completamente rotonda. Questo mi consente che di ammortizzare tutte le fughe del pesce e naturalmente una bellissima carpa da 3.000, da 3 kg circa. Le Spectrum Stillwater hanno questa caratteristica qui, canne la 2 metri e la 3 metri e la 3 metri e 30, cioè la 10 e la 11 piedi, sono perfette per questo impiego. Ci consentono di tenere dei pesci giganti e sono loro che, vedete, stancano il pesce. Vedete, io non devo fare nient'altro che assecondare le fughe del pesce e cercare di portarle lentamente in superficie. Questo è il vantaggio di utilizzare una Spectrum. Tante canne vanno benissimo, sono perfette, ma queste sono ideali per questo tipo di pesca. Guardate che carpa, che forza che ha questa carpa. Una carpa regina con delle pinne arancioni finali veramente molto grandi che muove tantissima acqua. Vedo Gianluca un po' disperato perché quel pesce che ha allamato era un pesce veramente tanto grande, gli ha rotto completamente tutto, anche il metodo, probabilmente si è, là in fondo ci sono delle piante, oppala, giriamola, cerchiamo di infilarla con la testa che è la soluzione sempre migliore per mettere dentro un pesce di queste dimensioni. Guardate che bellezza, questa è perfetta, coda perfetta, labbra perfette, baffi straordinari, pesce da circa 3 kg. Che ci ha veramente impegnato. Con calma adesso rilasciamo. Grazie di averci fatto divertire. Ci hanno appena spiegato i ragazzi del lago che dove il mio pesce enorme è finito probabilmente c'è un albero caduto nell'acqua e infatti questo è quello che mi è rimasto della mia montatura. Troncato direttamente il filo, addirittura sopra il method. Vi presento la persona che gestisce questi laghi qua mentre c'ho un pesce attaccato. Sai che questo qua è un altro carassio? Giorgio, secondo me è un altro carassio, guarda come tiene il fondo. Carassio. Giurassico però, guarda che carassi. Quindi i primi erano mezzo chilo setti, ma questo è oltre un chilo. Guarda che pesce, aiuto. Che bello è prenderlo in gara, un pesce così, eh? Che carassio. Lo rilasciamo. Facciamo due chiacchiere con Giorgio perché è la persona che ci ha ospitato qui oggi, che è il presidente e il responsabile, diciamo così, di questa struttura. Giorgio, spiegaci un po' questa bellezza, come la gestite, come viene gestita, come allora, si può venire. Si può venire anche da non socio, si paga un permesso giornaliero e si pesca normalmente. O se no ci si può far soci e il costo del permesso è diverso. Naturalmente, naturalmente. Questa struttura è del comune di San Polo d'Ezza. Di San Polo d'Ezza, per cui voi avete, diciamo così, l'onore e il piacere di gestire, questa struttura. Poi, con il fabbisogno sempre costante di ghiaia, il comune ha dato l'ok per sbancare anche questi altri due posti. Nel 2000 sono nati questi due, il lago Osi e il lago Salmonidi. Il lago Salmonidi che però d'estate si cambia, naturalmente d'inverno ci sono le trote, per cui la struttura non rimane chiusa d'inverno per il discorso, è sempre aperta, per cui d'estate storioni, carpe. Storioni, carpe, e ho visto
Ho fatto un sopralluogo la settimana scorsa che sono venuto qui, ho visto prendere degli storioni giganti di là. Abbiamo una punta popolazione di storioni. E sai cosa mi ha fatto veramente piacere? Vedere un sacco di famiglie intorno al lago con i bambini a pescare, e questo mi rincuora tantissimo, soprattutto perché sono un grandissimo appassionato. Che diciamo che dal 2015, quando siamo entrati noi con il nuovo consiglio, abbiamo cercato di coinvolgere tutta la popolazione, facendo manifestazioni per i bambini. Per cui la gente ci ha creduto un attimo e vi ha appoggiato. Abbiamo avuto la fortuna di ospitare due raduni nazionali LBF. Bellissimo. Una finale del campionato italiano FIDER dei sordomuti. Bellissimo. Manifestazioni abbastanza belle. Importanti, assolutamente. La gente in noi ha creduto, in noi, in tutto il gruppo che io gestisco. Io credo che questi laghi qui, più che per il discorso dei garisti, è molto per il pesca sportivo, perché ci sono dei pesci bellissimi, molto grandi. Mi sembra abbastanza facile prenderli, magari non è così facile adesso perché noi forse siamo qui da soli, oggi è una giornata un po' particolare, i pesci collaborano, però ho visto nei giorni scorsi che insomma diverse persone in tutte le tecniche le prendeva, non a feeder ma anche con la bolognese, con le canne fisse, usando la pastella, le pellet, qualsiasi esca. Qui, ad eccezione dell'amo senza ardiglione, una massima cura ai pesci, un chilogrammo di pastura per cui... o mezzo chilo di pellet, mezzo chilo di pastura, o un chilo di pellet, un po' di mais, mezzo chilo di begatini, per cui possiamo. Diciamo che ha aperto un po' tutta la popolazione. Guardate sopra il web, cercate i Facebook Ninfalaghi. Ninfalaghi, non i laghi, la ninfa, io sbaglio. Ninfalaghi, e troverete tutte le indicazioni per arrivarci, tutte le indicazioni per venire e eventualmente anche il numero di telefono per contattare la struttura per venire qua. Io Giorgio ti ringrazio della giornata, però sono un pescatore, ampio pescare e voglio pescare. Adesso cerchiamo di prendere un pesce over, perché adesso Calestane l'ha attaccato e l'ha rotto. Io ho preso una bellissima carpa, ma noi vogliamo un pesce sempre più grosso e qui sappiamo che c'è, per cui dobbiamo concentrarci per riuscire a prendere. Vi voglio presentare una serie di borse innovative, realizzate tutte in Eva. Nome delle borse Ultra Dry. Perché Ultra Dry? Perché vi protegge il vostro materiale da pesca, qualsiasi esso sia, da sporco, da acqua, eventualmente da pioggia. Una serie di borse complete, le vedete, da una cooler bag che possiamo contenere le nostre esche al riparo dal caldo, perché vedete il bianco che non attira la luce, e al suo interno una parte laminata dove possiamo mettere i nostri pannelli di ghiaccio con le nostre esche. E poi tutta una serie di borse più piccole, più grandi, fino ad arrivare a una serie rigida. Questa serie rigida qui, sempre realizzata in due misure, ci permette di contenere anche dei materiali pesanti come nella mia pesca il feeder e non sfondarsi. Questo qui è un sistema di borse molto molto interessante, lo possiamo utilizzare per la competizione, lo possiamo utilizzare per la pesca normale, riusciamo a compattare qualsiasi materiale in pochissimo spazio. Guardate questa borsa qua, questa viene già fornita con addirittura quattro borsettine all'interno, per cui possiamo mettere qualsiasi cosa noi vogliamo in un minimo spazio, utilizzarle anche nel momento in cui stiamo pescando, magari ci vogliamo mettere dentro la pastura bagnata e non vogliamo prenderci acqua o pioggia, richiudiamo il coperchio, pochissimo spazio, richiudiamo il tutto, chiudiamo con delle cerniere molto salde, le andiamo a trasportare con una maniglia molto comoda e poi una bella tracolla con un piccolo spallaccio ci consente di fare diversi chilometri senza alcuna difficoltà. Guardate per esempio questo sistema qua, come Silvan tiro fuori 2, 4 e in un attimo ho preparato un mio piatto con 5 vasche da mettersi dentro, pasture, esche, qualsiasi materiale. Abbiamo finito la nostra sessione di pesca, ce ne vogliamo andare, vogliamo contenere il nostro, durante il trasporto, i nostri prodotti, apriamo una piccola borsa, riponiamo il nostro bait all'interno, richiudiamo, inseriamo le nostre maniglie e la nostra tracolla ci aiuterà a camminare senza problemi anche per diversi chilometri senza alcuna difficoltà, perché è regolabile per qualsiasi persona, alta o bassa che possa essere, e noi possiamo fare quello che vogliamo con queste semplici borse. Ultra Dry, guardate, queste piccole borsettine qui che noi le possiamo utilizzare anche all'interno di queste borse qua che ho appena composto. Guardate, qui possiamo metterci due di queste borsette qua, o addirittura non ci servono queste borse ma ce ne serve una vasca o una un po' più grande, possiamo mettere questa. Molto facile da comporre, molto facile da utilizzare. Ultra Dry, novità casa Trabucco 2022.
trovato un altro pesce veramente gigante. Anche questo qua è intenibile. In questo caso è consigliabile usare la frizione invece che l'antiritorno, vero Gianluca? Ah, direi proprio di sì. Tirano delle sfuriate. Che Spectrum XTS Steelwater 3,30 m col mulinello Spectrum 4500. Direi che è un'accoppiata perfetta per fare queste pescate. Una canna morbida ma comunque decisamente strong, che ci permette di recuperare qualsiasi tipo di pesce. In bobina il nostro XPS Method del 22, filo che nasce per la pesca a Method, affondante, e che direi che per ora sta reggendo bene il combattimento. È una lotta bella difficile, vedo, Gianluca. Pesci del genere mettono a dura prova l'attrezzatura, ma anche il fisico del pescatore. Sono già un quarto d'ora che sono attaccato con questo pesce e non si è ancora fermato. Ho ceduto e ho rimesso il filo del 18, non ce l'ho fatta a mettere un filo più grosso. Però un 18 fluorocarbon con un amo del 12, direi che comunque è un bel ingaggio per questi pesci. Anche se siamo in sfida, mi sa che per questo pesce mi toccherà. No, ho già rinunciato alla sfida. Chiedere un aiuto, perché la mia testa del guadino non è sufficientemente grossa. Potresti chiamare un aiuto da casa. Chiamo? Chiamo aiuto da casa. Chiamo, cioè, la telefonata e l'aiuto da casa. Decidite quale. In questi casi usare un guadino è praticamente impossibile, soprattutto nel discorso di uno storione, che cerchiamo di portarlo verso riva e prenderlo per la coda. Questa è la soluzione migliore. Adesso vado a prendere un tappetino. Ti basta, Andre, questo? Wow! Wow! Mamma mia! Sicuramente l'utilizzo di un materassino per questi pesci è ottimo. D'obbligo, direi d'obbligo. Method flat, quick change. Amo Method del 12. Volevamo prendere un pesce grosso. Direi che ci siamo. Bravissimo, riusciti. Gianluca. Attrezzature perfette, pesce che ha collaborato. Gianluca è stato stupendo. Adesso lasciamo lui l'onore di rilasciarlo. Direi che. Ora, vai Gianluca. Via. Direi quasi perfetto, se non di più. Grande. Perché tengo le pellet separate in due Magic Box? Vi spiego. Queste sono leggermente più bagnate, quelle sono leggermente più asciutte. Se ho necessità di fare lavorare la roba più velocemente, utilizzerò queste meno bagnate, che saranno molto più facili da aprirsi. Nel momento in cui devo stare un po' più sul fondo, utilizzerò queste qua che sono più bagnate, che hanno più compressione e naturalmente hanno più coesione. Essendo una giornata un po' ventosa, è sempre consigliabile tenere le pellet leggermente umide, in maniera che la parte superficiale sia sempre abbastanza friabile, in quanto, vi faccio vedere, mettiamo la pellet al centro del nostro stampino, facciamo cadere le pellet dall'alto, comprimiamo leggermente, vedete il filo viene fuori in mezzo, nei due parti, portiamo il filo che esce dalla parte frontale, giro lo stampo, vedete questo stampo qui ha la particolarità che possiamo comprimere e la parte interna praticamente sale. Cosa succede? Avviene questa stampata qua, cioè le pellet sono tutte compresse sia lateralmente che frontalmente e praticamente abbiamo una presentazione della nostra esca pressoché perfetta. L'amo con la nostra esca è al centro, in questo caso qui è un'esca molto generosa perché voglio farvi vedere appunto la presentazione come può essere perfetta. Abbiamo tutto coperto il nostro method flat e di conseguenza possiamo lanciare anche in una profondità di acqua di questo genere qui con una certa sicurezza per arrivare sul fondo e fare lavorare il nostro method in prossimità del nostro fondo.
perdere le pellet mentre stiamo scendendo sarebbe un errore molto grave, perché arriveremmo sul fondo e non ci sarebbe più niente attaccato al nostro metodo. Tante volte, per essere sicuri che tutto funzioni, prendo il metodo, gli do una stretta addirittura con le mani, comprimo ancora di più per mandare fuori tutta l'aria che c'è, può essere rimasta tra una pellet e l'altra, e praticamente abbiamo questa cosa qui che è molto 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 solida. Adesso andiamo a lanciare nell'acqua e vi faccio vedere un altro piccolo trucco. Se volentieri mi chiedono: Andrea, ma quando si fanno più pescate di questo genere qui nei laghetti, diciamo nelle acque ferme con il metodo, che filo da utilizzare? Sicuramente un filo affondante, e le soluzioni dell'XPS Sinking o XPS Method Feeder sono le due soluzioni migliori. La caratteristica particolare di questi due fili qui, che essendo totalmente affondanti, ci permettono di tagliare perfettamente l'acqua anche quando lanciamo a lunghe distanze, depositare il nostro filo sul fondo in maniera che i pesci non intercettano il filo, e soprattutto sono molto resistenti all'abrasione, perché pescando con il method feeder o col pellet feeder si fanno tanti lanci, il filo è proprio sempre molto disteso sul fondo, per cui ci possono essere dei sassi e il filo si può rovinare, e quando si fanno dei lunghi combattimenti con pesci di grosse dimensioni il filo deve dare la massima tranquillità. Perché utilizzo questi fili? Perché oltre ad avere caratteristiche di abrasione o di tenuta, hanno anche pochissima memoria all'abbobinamento, per cui anche se facciamo tanti lanci, comprimiamo il filo in fase di recupero, oppure insomma cerchiamo di stressarlo al massimo, questo filo qui risulterà sempre molto fluido nell'uscita e ci permetterà lanci molto lunghi e molto precisi. Quale usare nelle due occasioni? XPS Sinking è un filo, diciamo così, più destinato per le pesche in fiume, per pescare, diciamo così, con il pasturatore classico, per pescare nella pesca, diciamo così, più sottoriva, che abbiamo bisogno di una leggera elasticità del filo. Mentre se andiamo a pescare esattamente a pellet feeder, dove l'elasticità deve essere molto controllata e la reazione sulla nostra cima deve essere immediata, il method feeder, il nome lo dice tutta, è il filo assolutamente migliore. Vi faccio vedere una piccola cosa, che credo che l'unica sia da trabucco a fare questa cosa qua. Vedete questa piccola guaina esterna alla bobina, che è in dotazione in tutti i fili che devono essere avvolti sui molinelli? Permette di contenere il filo senza che questo scappi, e possiamo noi avvolgerlo. Un filo che vi consiglio per legare i vostri ami, soprattutto nella pesca method, è il filo che si chiama Grand Power. Perché Grand Power? Perché ha una grandissima forza. GP, io uso in maniera molto simpatica il termine GP per gli amici, è un filo che ci garantisce grande tenuta al nodo, grande discorso all'abrasione, ed ecco lo storione. Mi è mancato un po' il respiro, perché questo pesce qui non l'ho preso io, ma mi ha preso lui. Perché mentre ho distratto nel spiegarvi le caratteristiche del GP, questo pesce ha portato via la canna da rod rest. Deve essere una carpa, e adesso vediamo se riusciamo a portarla sul nostro guadino. Il GP ha la caratteristica, come ci stavo dicendo, che ha una grandissima tenuta al nodo e tantissimo all'abrasione, per cui nel momento in cui i pesci che cercano di picchiare sul fondo, o magari per cercare di slamarsi e fregano il muso sopra dei sassi, oppure che magari sono come lo storione prima di Gianluca, che è un pesce veramente strutturato con una carcassa ossea anche intorno. Una carpa, guardala, sì, una regina, potenza di questi pesci pazzesca. E la nostra Spectrum fa veramente il suo bel lavoro. Abbinamento delle due cose è sempre utilizzare l'antiritorno e la frizione, perché delle volte con l'antiritorno non è sufficiente, perché il pesce fa una sfuriata molto molto veloce, e la frizione accompagna sempre queste situazioni di fuga. Bellissima soluzione, come vi ho già presentato altre volte, è il nostro
testa di guadino che XDS, che ha la particolarità di avere nell'anello una guarnizione in eva che permette di galleggiare sopra l'acqua, per cui io posso eventualmente in fase di combattimento lasciare il mio guadino, vedete ho la mano libera, nell'acqua e lì non affonderà mai. Per cui in tante situazioni come questa qua direi che è la soluzione perfetta per poter cercare di salpare pesci di questo genere qua. Guardate, livrea spettacolare, pesce sottile, lungo, potente, pinna gigante, pinne dorsali fantastiche, guardate che bellissima colorazione. Adesso lo rilasciamo immediatamente. Disponibile dalla misura dello 0,84 al 30, per cui riusciamo a coprire qualsiasi situazione di pesca in fiume, in mare, nei laghi, anche con grosse dimensioni tipo un 22, un 25 come stiamo utilizzando oggi su questi grandissimi pesci. Competition GP, Grand Power, GP per gli amici. Nuovi foderi ultra dry. Caratteristica, due modelli, una tubo e uno con una pancia per trasportare le canne. Al suo interno possiamo mettere tranquillamente due canne per ogni fodero. Caratteristica, nella versione da canna mulinello possiamo contenere tranquillamente le nostre canne da 10 piedi, 11 piedi fino ad arrivare alle nostre 13 piedi, oppure canne bolognesi classiche o canne da bolentino, canne da trota laghetto, qualsiasi canna, anche per le canne da spinning non ci sono problemi. Nell'altra versione, a tubo, ultra dry, questi foderi qua sono cilindrici, per cui possiamo mettere dentro le canne fisse, maici da guadino, o addirittura le canne bolognesi senza il nostro mulinello. Piccolo particolare fondamentale. In tutti i foderi abbiamo creato, nella parte superiore, una griglia da entrambe le parti che permette di aereggiare la canna, per cui nel momento in cui andiamo a riporre le nostre canne, che sono leggermente umide o magari sporche di pastura i nostri calci delle canne da feeder, questa entrerà dell'aria e eviteremo la formazione di muffe o cose di questo genere qui. Per facilitare il trasporto abbiamo una bellissima maniglia con una buona presa e una grandissima tracolla dove c'è un buon spallaccio che ci permette di fare diversi chilometri senza alcuna fatica. Ultra Dry, una nuova serie di foderi realizzate totalmente in eva. La rivoluzione di quello che è il mondo dei foderi. Allora, questa è la terza tinca della giornata. Una l'ho presa in diretta Facebook, una mi stavano facendo le foto. E cosa fai? Non ne prendi una anche per il video? Guarda che bella tinca. Bellissimo il particolare dell'occhio arancione. Stare attenti perché questo qui mi ha dato delle testate che ha quasi il tiro di un amur. Sì, si muove molto di coda, sicuramente è un amur. Devo andare piano perché è veramente un pesce di taglia importante. Mamma, non mi sono sbagliato. Oppala! Madonna, portare via le braccia e ho portato tutto via. Questo è veramente, non volevo fargli male, ma mi ha dato una scodata quasi nel muso. L'abbiamo preso con un'attesa un po' lunga, più dedicata per prendere un pesce grosso, e ci siamo riusciti. Mamma mia, abbinamento frizione e antiritorno in questo caso qui è obbligo. Il nostro Spectrum 4,5, sentite la frizione dolce per assecondare le fughe. Abbiamo fatto una coppiola di pesci veramente molto grossi, sia io che Gianluca abbiamo due pesci veramente grandi. Questo è un pesce dell'Oasi, i laghi La Ninfa. Guardate che carpa.
speriamo di riuscire a metterla nel guadino, perché è veramente un esemplare molto grosso. Combatteva fino all'ultimo e proprio non vuole avvicinarsi alla superficie. Un pesce degno della chiusura di un filmato così bello. I laghi La Ninfa, Venturini Andrea, Gianluca e Giorgio, responsabili di questa struttura, vi salutano, ci auguriamo che il filmato sia piaciuto e lo rilasciamo? Direi proprio di sì. Ciao ragazzi, seguiteci. Ciao a tutti. Ciao.